mi chiamo Danilo Costanzo e nel 1974 avevo 23 anni e ho vissuto in prima persona questo momento storico molto difficile, molto, molto importante per la città di Savona, che per me rimane una città molto cara, anche se non ci vivo più da molti anni, però lì sono nato, le mie radici, la mia famiglia. All'epoca io ero segretario della sezione del Partito Comunista Piero Ugo del quartiere Santa Rita. E quando si diffuse in città la notizia di questa serie di attentati, partì immediatamente in tutta la città questa mobilitazione che si trasformò in una serie di assemblee, di costituzione di comitati antifascisti. E in particolare io ricordo che nel nostro quartiere, Santa Rita, organizzammo un'assemblea pubblica nella parrocchia San Paolo, Corso Tardibene, Via Giusti. Grazie alla sentita collaborazione e presenza del parroco Don Peluffo e di Don Juan Nasi, il suo collaboratore, che poi purtroppo scomparve. E a quella assemblea, indetta come comitato di quartiere, presieduta dal professor Alfredo Draperi, che fu in precedenza, era stato vice sindaco socialista della città di Savona, e che per noi rappresentava un po' una figura di spicco in quanto lo scegliemmo come nostra figura di riferimento nel comitato di quartiere di Santa Rita che si era costituito da poco. E la rete dei comitati di quartiere fu importante perché portò a una mobilitazione, a una coagulazione di tutte le realtà politiche e sociali all'interno dei vari quartieri. E io ricordo che lì da noi a Santa Rita eravamo presenti ovviamente noi del Partito Comunista, poi c'erano i socialisti, la sezione della Democrazia Cristiana di Via Tasso, c'erano le ACLI, la parrocchia San Paolo, la parrocchia Santa Rita. Erano una serie di organismi che costituirono questo embrione di comitato e poi nell'anno dopo sfociò nella elezione del Consiglio di quartiere, un'altissima partecipazione. Bene, io ricordo questa assemblea molto vissuta e molto partecipata presso la parrocchia San Paolo di Corso Tardibene, che nella quale numerosissimi interventi pacati, sereni, si decise di dare vita, come in altri quartieri della città, ad una sorta di vigilanza popolare che portò alla nascita di questi famosi gruppi di vigilanza con la quale vigilavamo nelle strade durante la notte, ognuno con la nostra fascetta rossa con scritto Comitato Antifascista di quartiere, e sempre in contatto tra di noi. Ovviamente all'epoca non c'erano i cellulari per contattare gli altri comitati, si usavano le biciclette, i motorini, le macchine, però questo creò una sorta di autentica solidarietà e di rapporto molto vicino, al di là delle ideologie che ci dividevano a livello politico. Però questo creò una fortissima solidarietà ed un tessuto molto radicato all'interno del quartiere. E da questa assemblea nacque tutta questa vigilanza che portò ad una massiccia presenza di sorveglianza democratica nel quartiere. No, ma diciamo che la situazione poi era abbastanza normale, cioè noi si vigilava, ma non successe mai nulla di particolare, non ci fu mai nessun altro tentativo, diciamo, di atti eversivi, terroristici o roba di questo genere. Eravamo preparati, nel senso che pensavamo che si poteva prevedere che poteva succedere di nuovo, ma lì da noi non successe assolutamente niente e continuavamo a vigilare con calma, con tranquillità, e soprattutto senza nessun tipo di allarmismo. E questa fu la nostra forza, essere tranquilli e convinti che eravamo dalla parte della giustizia, cioè dalla parte del torto erano quelli che le bombe, in modo vigliacco, tipico del fascismo, le avevano messe e piazzate, cercando di creare allarmismo fra la popolazione. Ma la popolazione non abboccò a questo messaggio, la popolazione reagì in maniera democratica, in maniera solidale, in maniera di massa, vigilando e rafforzando i rapporti unitari fra tutte le componenti
politica e sociale a livello di quartiere. La sede comitato di quartiere l'avevamo in una specie di ex magazzino che si trovava al fondo di Via Collodi, di fronte a Piazza delle Nazioni, se non vado errato, si chiama così, dove adesso sorgono le ammiraglie. E noi avevamo lì la sede comitato di quartiere e si organizzavano i turni in base alla disponibilità delle persone che venivano portate e garantite dalle varie forze politiche e sociali del quartiere. Come ho detto, la sezione del PC Ugo Piero, che non perché eravamo noi, ma fummo una delle basi fondamentali e importanti all'interno di questo comitato. Poi c'era la parrocchia di San Paolo, la sezione della DC di Via Tasso, la sezione socialista che aveva sede presso il Circolo Morandi in Via Alfieri. Poi c'erano anche gruppi spontanei che, pur non avendo sede nel quartiere, mi ricordo i repubblicani, poi c'era associazioni culturali, c'erano quelli della Bocciofila, c'erano quelli del Circolo degli Sciatori. Insomma, erano tanti gruppi che portavano persone che poi a gruppi di 3, 4, 5 vigilavamo nel quartiere, ci dividevamo il quartiere per zone, poi ci si ritrovava lì alla sede del comitato di quartiere. Questo era un po' il nostro tipo di vigilanza. Privilegiavamo ovviamente le scuole, la scuola elementare di Via Cosa Lunga, la scuola media di via Collodi. Insomma, tutte queste le mutue sempre di Via Collodi, cioè località con la presenza di uffici pubblici che potevano rappresentare un eventuale obiettivo strategico per queste forze eversive. E la vicinanza era questa: la gente veniva alla finestra, ci guardava, molti scendevano, ci offrivano il caffè, il tè caldo. Insomma, c'era una forte presenza e una forte vigilanza e una forte solidarietà. Noi, un quartiere, Santa Rita, che era un quartiere medio borghese, non era un quartiere di periferia, non c'erano i circoli dei lavoratori, circoli Arci, società di mutuo soccorso o case del popolo, come sono chiamate da altre parti, però c'era la solidarietà individuale, personale, in questo dramma collettivo che però si trasformò in una partecipazione a costruire qualcosa di diverso. No, i botti io non li sentii perché avvennero prevalentemente in centro e io in quel periodo non mi trovavo in quei posti, ero nel quartiere e come ricevemmo la notizia, adesso non ricordo esattamente come, ma ci fu una serie, un tam tam di telefonate, so che mi chiamarono dalla federazione del partito per avvisarmi di questa cosa e niente, poi partimmo immediatamente con questo movimento, diciamo, di solidarietà e vigilanza democratica. Mi viene una sorta di emozione a pensare a quella che era la mia città, la nostra città di allora, che la ritengo molto diversa da quella di adesso, anche se io adesso sono tanti anni che non vivo più a Savona, però ho molti contatti con i miei amici, i miei compagni, i conoscenti di allora, qualche poco parente che mi è rimasto, ma la città di allora è una città prevalentemente basata sullo sviluppo industriale. C'era ancora l'Italsider, poi diventata Ilva, cioè prima Ilva, poi Italsider, poi di nuovo Ilva, il porto, c'era ancora la Metalmetro, la vecchia Servettazze Basevi, la Scarpe Magnano, insomma c'erano tante fabbriche, tante realtà produttive che rappresentavano diciamo l'humus, la base sociale della città. Adesso questo è sparito, mi pare che non ci siano più questa attività produttiva. Adesso abbiamo la Costa Crociere, abbiamo un po' di turismo, però era una città che era una matrice operaia, eredità di quella che è stata la resistenza, la lotta al fascismo, la lotta per la difesa del posto di lavoro degli anni 60, una città che si prestava molto alla solidarietà e all'amicizia fra tutti quanti. Io ricordo anche noi come studenti, nel 1968, i primi scioperi di solidarietà che si scese in piazza, partecipavano ai picchetti per la difesa del posto di lavoro contro le gabbie salariali, in solidarietà ai lavoratori, le nostre lotte per il diritto allo studio, per l'assemblea libera e sovrana. Ecco, queste lotte me le ricordo molto molto bene e mi aiutarono moltissimo a maturare, a crescere, a formarmi una mia coscienza politica ben radicata, dalla quale non mi sono mai più allontanato durante tutta la mia vita.
E questa Savona che è sparita, rivive forse, lo rivedo ancora adesso, in alcuni scritti, persone che scrivono, che mantengono questa memoria, grazie a iniziative come questa, questi servizi che vedo in YouTube sulle bombe di Savona, alcuni blog, quello che ha scritto recentemente Franco Astengo, quello che si scrive sulla nuova Savona. Ecco, questi sono legami che mi fanno ricordare quella che era la nostra città. Quella che è la città in cui sono nato e nella quale ho vissuto per i primi 28 anni della mia vita. Perché siamo in questa situazione? E forse perché ci si è scordati di quello che è successo? Ma forse perché ci si è un po' appiattiti, ci si è considerati aver raggiunto determinati successi, essersi un po' adagiati? Ma io ti faccio un esempio: ti ho parlato prima dei comitati di quartiere. Comitati di quartiere a Savona sono stati una realtà fondamentale a partire dagli anni 70 in avanti. E perché avevano rappresentato un tessuto sociale importante? Perché nascevano dal basso, nascevano dalle realtà che erano presenti, sociali, politiche, culturali, ricreative, anche religiose del quartiere. Quando si sono istituzionalizzate, si sono ingabbiate con un'elezione prevista da una legge nazionale, eccetera, praticamente il movimento è finito. Ci si è ridotti a dei parlamentini, dove i candidati ovviamente venivano scelti dai vari partiti, e naturalmente questo ha creato una mancanza di respiro, una mancanza di circolazione di quelle idee, di quell'entusiasmo che veniva portato all'interno della discussione per lo sviluppo della risoluzione dei problemi all'interno di ogni quartiere. Poi anche il venir meno, si parla molto di spinta propulsiva che è venuta a mancare. Personaggi cresciuti, venuti fuori dalla Resistenza, i sindaci del 45-50, di Andrea Lieto, i Lunardelli, persone che resero grandi la nostra città e poi che hanno proseguito anche negli anni successivi, Noverasco, Cubani, Scardaoli, questa gente qui, ma anche lo stesso Zanelli, che rappresentava la parte socialista, un pochettino più moderata della sinistra savonese. Poi dopo, il nulla, quelli che sono venuti dopo. Con tutto il bene che ne possiamo parlare, per carità, non ho nulla da dire contro di loro, anche se poi io sono venuto via, come ho ripetuto più volte, da Savona, sono venuto a Milano, però queste persone non hanno saputo prendere in mano l'esperienza, l'insegnamento di quei personaggi, di quei capi storici che c'erano. E poi la perdita del tessuto industriale, del tessuto produttivo, l'adagiarsi di Savona in una comodità, diciamo, terziaria, che non ha più portato quel patrimonio di cultura, di lotta e di contributo allo sviluppo che avevano portato gli operai, i lavoratori dagli anni 45 fino agli anni 90. La chiusura dell'industria, secondo me, è stato quello che ha dato il de profundis alla città, il calo demografico, eccetera, anche se poi dopo è venuto il porto, è venuto la Costa Crociere, queste belle cose qui, campus universitario, ma che però non si sono saldati con quello che era, a mio parere, il patrimonio storico-culturale della città. Questo a mio parere. Poi dico, io sono un personaggio minimo umile che non vivo più a Savona, però la vedo in questa maniera. Ecco, sarà difficile riprendersi. Forse questa giunta che c'è adesso sarà il miglior fiore all'occhiello per cambiare in meglio la città, ecco, la gente capirà. Io ricordo quella manifestazione grandissima che confluì poi in piazza Saffi, dove oltre che alla cittadinanza erano presenti anche delegazioni, lavoratori da Genova, penso dall'Imperia, dalla Spezia, dalla provincia, Basso Piemonte. Quella fu una grandissima manifestazione. Mi ricordo che eravamo presenti con le nostre bandiere, con i nostri striscioni, i vari gruppi politici, i quartieri, tutti rappresentati. Quello fu un grande momento nel quale ci sentivamo veramente uniti. Fu veramente un respiro di ossigeno pulito, di aria pulita, una manifestazione ecologica, direi, per i nostri polmoni. E questa fu una forse delle ultime grandi manifestazioni che si tennero a Savona. Forse quella più grossa che ci fu dopo fu quella al comizio di Berlinguer, alle elezioni amministrative del 75. Poi io non ricordo altre manifestazioni così grandi, così importanti e così imponenti come quella. Ma quella me la ricordo e credo che
me la porterò ancora dentro fino a che non creperò. E mio figlio gliele racconto queste cose e spero che lui ne tragga profitto da questo insegnamento. E per finire vorrei ricordare le persone, gli amici, le donne, i lavoratori, i commercianti, le persone con le quali collaborai io e collaborammo tutti insieme come organizzatori di quel movimento di vigilanza nel nostro quartiere. E ovviamente ricordo gli amici e compagni della sezione Ugo Piero del PC, Daniela Scarponi, Luigi Audisio, Quinto Costanzo, Gianni Ascheri, Paola Peduzzi, Carmelo Cusumano, ecco, persone molto importanti. Ricordo Giovanni Pellegrino della parrocchia di San Paolo insieme a Don Nasi e a Don Peluffo. Ricordo Delfino della sezione della Democrazia Cristiana. Ricordo Bressan e Pizzimbone del Partito Socialista. Ricordo Maria Luisa Madini e Arena, professore di Partito Repubblicano, ma soprattutto vorrei ricordare qui una persona che non c'è più, che è il professor Draperi, veramente un deus ex machina, una persona che guidò il comitato di quartiere alle elezioni. Non volle presentarsi come candidato, ma lo guidò alle elezioni che tenemmo nella primavera successiva, nel maggio-giugno del 1975. Ecco, queste persone umili, sincere, te l'ho dimenticato probabilmente, ma sono persone che per me hanno rappresentato dei compagni di viaggio con i quali vorrei sempre viaggiare e avere sempre al mio fianco.